leggerete nel titolo del nostro giornale di riferimento, parlo del Brescia Oggi di lunedì, che ci serve per noi, il nostro programma special rugby, per parlare del movimento della pallavolo bresciana. Questa sera in un orario particolare perché c'è la priorità del calcio, ovviamente siamo in un contesto italiano, una squadra di Serie B come il Brescia va prima ovviamente che un campione d'Italia del rugby. Siamo stati alla Fiera dello Sport a Brescia questo ultimo weekend e abbiamo verificato un flusso di gente enorme, tanti bambini, tanti genitori. Si parla anche di aver superato l'EXA, che è la fiera che si dedica alle armi, soprattutto in chiave sportiva, perché qui a Brescia sapete c'è un marchio importantissimo anche per quanto concerne l'esportazione di armi all'estero, parliamo della Beretta. Quindi noi cominciamo il nostro format con l'intervista che abbiamo fatto giustamente allo stand, un stand attrezzato del liceo Marco Polo, però ovviamente con il patrocinio della Federazione Italiana di Rugby. Non è mai un déjà vu, perché siamo visto l'anno scorso, però ogni anno si rinnova questa Fiera dello Sport qui a Brescia. Sì, è il secondo anno dopo il successo dell'anno scorso, che è stato eccezionale in quanto è la fiera più visitata di Brescia da sempre, e sembra che quest'anno stia ricalcando le stesse performance dell'anno scorso, perché vista la giornata di ieri, che era già appena superiore come frequentazioni, anche oggi nel pomeriggio si è totalmente riempita la fiera. Ho visto che hai dei bei testimonial, ho visto giocatori delle Sevre, c'è Nicole, c'è Tamburri, bella gente. Allora, i testimonial per la verità sono i due giocatori delle Zebre, perché Tamburri e Nico sono qua a lavorare e quindi fanno la loro parte nel settore rugby, che abbiamo quest'anno avuto un pochettino più grande nella fiera. Abbiamo cambiato un po' la filosofia rispetto all'anno scorso, nel senso che quest'anno non abbiamo dato il settore rugby a una sola società, ma di fatto è la casa di tutte le società bresciane, in quanto siamo presenti come comitato regionale lombardo, e tutte le squadre bresciane hanno potuto partecipare sia come istruttori sia come ragazzini. Oggi pomeriggio erano presenti Fiumicello, Botticino e Oltremella con le loro giovanili. Non poteva mancare Angelo Bresciani, presidente del comitato lombardo di rugby, in questa Fiera dello Sport a Brescia, che il Marco Polo e anche il Brescia stanno divulgando il rugby sul territorio. Certamente, devo rivolgere intanto un grazie al Marco Polo, che ha organizzato tutto questo ed ha fatto tutto questo con grande serietà e quindi una bellissima organizzazione. Una manifestazione questa che premia una città come Brescia, che è la città del rugby, una città dove il rugby, una provincia dove il rugby è estremamente radicato, e quindi una manifestazione che dà risalto al nostro movimento. Mi auguro che il proseguo di tutto questo sia e abbia sempre più successo. Naturalmente al Marco Polo di nuovo un sentito ringraziamento. Con il tecnico regionale abbiamo organizzato degli stage che andranno oltre l'attività sportiva agonistica, quindi chiameremo ancora ragazzi delle selezioni, ragazzi di livello, a misurarsi e a prepararsi per la prossima stagione. Una manifestazione anche questa che crediamo sarà importante per tutti i nostri ragazzi di alto livello, e mi auguro veramente che possa essere una espressione sempre più viva di un movimento costantemente in crescita. Una grande coincidenza ovviamente che qui siete allo stand del Marco Polo per quanto concerne il rugby. Come mai? Perché io ho fatto la sua scuola, ho fatto il liceo scientifico sportivo Marco Polo. Io e mio fratello veniamo da lì, ho giocato i campionati studenteschi con loro e quindi ci conoscevamo già. Falzari, ci sono tanti che non ti conoscono, presentati, così tuo curriculum non è male. Io sono bresciano, sono cresciuto a Calvisano,
poi ho giocato a Parma, a Padova, dove ho vinto lo scudetto. Da Padova mi sono trasferito a Treviso, dove ho giocato lì una stagione, e quest'anno gioco per le Zebre a Parma. Ho fatto le varie nazionali giovanili, abbiamo vinto un torneo, un campionato europeo in Portogallo, a Lisbona, e un mondiale B a Mosca, quindi adesso sono a casa, sono qui allo Stile dello Sport a Brescia e posso essere contento. Sì, però devi raccontare che sei stato a Buenos Aires, anche in Cordova. Sono stato un'estate in Argentina, al SIC, per imparare a fare un po' di mischie. È stata un'esperienza che mi ha fatto crescere molto, anche a livello umano. Sono andato dall'altra parte del mondo e poi me la porto dentro. Il turno di Emiliano Caffini. Emiliano, comunque è bello vedere tanti bambini che si avvicinano al rugby. Sì, è molto bello venire qua, vedere tanti ragazzini affiatati, comunque che hanno voglia di giocare, di provare magari qualcosa di diverso da quello che è lo sport stereotipo in Italia, ovvero il calcio. E ovviamente in questi anni il movimento italiano nel rugby si sta alzando parecchio, vediamo molti giovani, molti ragazzini che proprio vogliono imparare questo sport, e appunto è molto bello vederli affiatati e molto, soprattutto felici appunto nel giocare. Quest'anno, questi anni per te sono belli anche perché cominci anche a confrontarti con della gente più forte di te sicuramente, che ti serve per imparare, o sbaglio? Sì, quest'anno appunto con la Celtic League abbiamo la possibilità di giocare con i giocatori più forti d'Europa e affrontarci con le squadre migliori d'Europa. Poi abbiamo anche la possibilità di giocare in Heineken Cup e provare anche nuove esperienze, sia in Francia che in Inghilterra. E comunque è proprio un mix di squadre, di giocatori veramente molto forti, e sono anche emozioni molto, molto forti. Tu club o formatore, per cortesia? Io ho iniziato a giocare a Mantova, dove ho fatto 3 anni, che mi hanno, diciamo, aiutato a capire il gioco e comunque la comprensione del gioco del rugby. Poi mi sono spostato a Viadana, dove, diciamo, ho completato la mia crescita sia a livello tecnico che a livello di comprensione. Diciamo, lì ho avuto proprio il massimo per l'esperienza e delle conoscenze rugbistiche. Nicole sta collaborando anche lui in questa fiera dello sport, nello stand del Marco Polo. Per te cosa significa che comunque tu hai già una tradizione perché sei nato in un posto di rugby? Certo, questa è una bellissima iniziativa fatta dal Liceo Marco Polo insieme al Comitato Regionale Lombardo. L'obiettivo è quello di far avvicinare a questo meraviglioso sport che è il rugby più ragazzini possibile. Allo stand abbiamo un Deplan che su tutte le squadre della provincia, della regione e quant'altro, così da poter collocare i ragazzi nella squadra più vicina alla loro casa, alla loro abitazione. È un ottimo momento per promuovere il gioco del rugby, perché comunque la nazionale italiana sta vincendo, i risultati ci sono e così via, insomma è una cosa molto piacevole. Vedo che siamo con gli argentini vicini, con un argentino vicini e con un altro di Varese qui. Allora, state pensando comunque alla partita di domani, ragazzi? Concentratissimi. No, sì, senza dubbio, partita importante per noi, speriamo vada bene. Anche te, Gabriele, stai collaborando in questa fiera dello sport per accogliere più bambini, più ragazzi che si avvicinano alla nostra palla ovale. Il lavoro è sia qua nella fiera che quotidianamente per cercare di portare il più possibile i ragazzi al rugby. Speriamo ci dia una mano in più la fiera e questo evento bellissimo. Michele Gava, che è in convalescenza, penso ancora. Per quanto tempo hai, Michele? Praticamente ho finito la stagione fino a metà maggio. Potrà ricominciare dopo il 20 maggio, ma ormai il campionato è già finito. In teoria, se dobbiamo andare a fare i playoff, forse mi potrei riuscire a fare qualche partita ancora. Michele, ti sei trovato bene con il gruppo dell'Umezzane quest'anno, quindi quello lì nel rugby è fondamentale. Sì, io avevo un po' paura di andare all'Umezzane, magari dicevano che gente di montagna, invece ci siamo trovati veramente bene e abbiamo creato un bel gruppo è sempre un divertimento allenarsi, e anche con un buon allenatore come Mike è riuscito a fare un bel gruppo e siamo molto legati, sia quelli che vengono da fuori anche quelli del posto. Con quelli del posto anche. Maria, che è una studente del liceo
Marco Polo, raccontami come sta andando la giornata, cosa stai facendo? La giornata sta andando molto bene, io sono una studentessa qua e sto promuovendo con i bambini per il rugby, che quest'anno, avendo vinto anche i nazionali italiani, sta avendo molto successo anche tra di loro. E siamo qua per raccogliere i bambini ed invitarne quanti più c'è possibile a provare questo sport. Il liceo, ovviamente non avete l'indirizzo del rugby solamente, raccontami come funziona il tuo liceo. Il nostro liceo è il liceo scientifico a indirizzo sportivo e abbiamo la possibilità di fare molti sport, tra i quali anche il rugby. Ostilio Mobili, le migliori marche al miglior prezzo, a Capriolo, Brescia. Come si legge nel titolo, noi siamo andati quel pomeriggio lì a vedere il nostro rugby di base, dunque eravamo al Tartaglia, qui a Brescia, vicinissimo al centro della città, un bel campo, nonostante la pioggia, a vedere due partite, una per quanto concerne la Serie C interregionale e un'altra per quanto concerne la C d'Elite. Era praticamente un derby, una partita fondamentale per queste due squadre, parlo del Marco Polo contro il Botticino. Momento del terzo tempo, momento anche di condividere la pasta e la birra. Scaloni, una partita avvincente, una partita interessante. Nico, al momento di calciare giusto sei riuscito a fare, diciamo, il gesto con due calci importanti per la partita. È andata bene, abbiamo avuto un po' fortuna anche forse, però abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Oggi c'era un campo un po' pesante, quindi abbiamo giocato più con la mischia, abbiamo fatto un gioco un po' più di conservazione della palla e abbiamo cercato di tenere lontano gli avversari dalla nostra area di meta, calciando il più possibile con calci di spostamento, mettendoli un po' in crisi. È andata bene così, e portiamo a casa questo risultato importantissimo, non gli facciamo fare il punto di bonus, che è sempre bene tenerci tutti i punti per noi. E adesso vediamo, proseguiamo il nostro campionato sapendo che la sfida più importante sarà quella con Lumezzane a fine dell'anno. In effetti questa partita è stata dominata soprattutto dalla nostra mischia, che ha saputo imporsi anche grazie all'esperienza sicuramente sulla squadra del Botticino. È stata una partita di grande cuore soprattutto degli avanti e tutto, io sento di dare il merito, gran parte del merito a loro. È stata una partita dura, Botticino è entrato in campo sicuramente con l'atteggiamento giusto per cercare di dar battaglia il più possibile. Noi oggi siamo stati più determinati e siamo stati migliori. Come ti sei sentito su questo campo appesantito che ti ha permesso di mettere in mostra le tue doti di agilità? Ti ringrazio Nicola per l'ottima domanda, competente, ti vedo pertinente, ti vedo preparato sull'argomento. Il campo dal mio punto di vista era ottimo rispetto a quello di Botticino, che purtroppo è un po' una risaia. Diciamo che nonostante il terreno a noi comunque congeniale non siamo riusciti a sviluppare il nostro gioco, anzi siamo stati sotto tutta partita i ragazzi del CUS Brescia, che secondo me oggi ha dimostrato di essere una squadra superiore a noi, come la classifica diceva. Mi dispiace dirlo, ma insomma, da uomo di rugby dopo tanti anni non posso dire diversamente. Secondo me ringrazio sempre la mamma
che comunque è importante per me, ma purtroppo oggi abbiamo perso meritatamente. Loro più determinati, più forti, più organizzati di noi, comunque su un campo che per loro era brutto, per noi era meglio del previsto, quindi sempre. Mi seguono. E quindi con rammarico devo dire che abbiamo meritato di perdere, perché eravamo la squadra che doveva inseguire oggi, ma non ce l'ha fatta, e loro più forti. Mentre bevi la birra, dopo la birra, raccontami quel bella penetrazione che hai fatto un bel slalom. Sono riuscito a trovare uno spazio nella difesa del Botticino e mi sono trovato tu per tu poi con l'estremo. Lì forse sarebbe stato forse meglio andare verso il largo, ho cercato di andare verso destra, però sono riuscito comunque. Bene, ci vogliamo un sacco bene. Siamo riusciti comunque a portare avanti la palla e lì era importante soprattutto guadagnare metri e tenere il possesso. I ragazzi hanno lottato con le unghie e con i denti, e a parte le condizioni climatiche comunque è stata una partita che ci ha tenuto sul filo fino alla fine. È stata una partita molto bella, molto, molto vissuta, molto maschia, e hanno meritato di vincere. Ah, sapevi che si chiamava Marco Polo la squadra? Bravo. Sì, sì. Joan Sanz, filo d'arte, come si dice in italiano. Joan, tu come l'hai visto dall'ala? Beh, io personalmente dall'ala oggi è stato dura, perché è una partita così, col tempo che c'è, i palloni arrivano poche, le azioni arrivano poche, e purtroppo il poco che arriva bisogna farlo perfettamente. Purtroppo personalmente non ho fatto una grande partita, perché il poco che dovevo essere presente non lo sono stato. Adesso tocca a me risvegliarmi, prendermi in mano per poter dare di più alla squadra nelle prossime partite, che visto la vittoria di oggi è molto importante mantenere la testa fredda per arrivare sano contro il Lumezzane, perché ovviamente adesso la pressione non ce l'abbiamo più e non bisogna assolutamente crearcela. Tu da tanti anni che sei qua in Italia, raccontami un po' il tuo percorso, anche scolastico. Beh, io ormai sono praticamente 10 anni che sono in Italia, ho fatto dalla terza media fino adesso, a livello scolastico è sempre stato una cosa molto ricca a livello culturale, e anche a livello rugby, perché qua mi trovo bene con tutti, subito i ragazzi, fin dall'inizio, da 15 con Rugby Brescia, mi hanno accolto subito alla perfezione, è stato veramente un onore per me arrivare qua. Adesso possiamo dire, anche essendo qua ho visto l'Italia anche in nazionale crescere, già fin dall'essere nazione abbiamo visto, io essendo francese posso dire che l'Italia è stata bravissima nella prima partita contro la Francia e ha fatto un ottimo torneo, e questo è merito sia del lavoro della federazione, sia dell'allenatore, sia dei giocatori, che anche in giovanile sta spingendo veramente tanto. Gian, già che ci siamo, parliamo del tuo padre, perché tuo padre adesso si è trasferito a Arezzo e sta organizzando un bel campionato di rugby giovanile. Beh, adesso mio padre sta organizzando giù ad Arezzo il suo torneo di quattro quartieri questo weekend, che è un torneo internazionale, dall'Under 15 all'Under 17, ci sono tantissime squadre, ha spinto tantissimo anche per il comune, anche con la provincia, per avere tanti campi, perché purtroppo l'Arezzo ne aveva solo due e col numero di squadre giocatori non ce la faceva. Quindi ha avuto questa opportunità e questo aiuto dalla provincia per organizzare questo torneo ai quattro quartieri, che tra l'altro rappresenta, apriamo la parentesi, semplicemente la giostra di Arezzo, che si svolge a giugno e a settembre. Siamo con Emanuele Pellizzari, seconda linea del Marco Polo Cus Brescia. Com'è andata oggi? Qual è stato il punto di forza secondo te oggi? Nonostante il tempo abbiamo giocato abbastanza bene, anche in mischia abbiamo fatto il nostro, tre quarti buoni, abbiamo giocato più stretti del solito per poter poi cercare di allargare il gioco, andare in meta, ma diciamo in sé la squadra oggi ha giocato bene, abbiamo giocato uniti nonostante le condizioni del campo. Tu hai giocato una buonissima partita, nonostante i 10 metri presi perché sei un chiacchierone. Ho preso i 10 metri perché dovrei mordermi la lingua, ma invece non riesco mai, l'agonismo purtroppo mi porta a far questo.
Per il resto dobbiamo vincere tutte le partite con 5 punti per poi arrivare in fondo e sfidare Lumezzane e sperare di portare a casa anche loro, ma siamo abbastanza convinti di questo. Parliamo prima con il seconda linea, comunque la lotta in mischia chiusa oggi forse avete perso la partita, secondo me. Assolutamente, sono stati meglio di noi loro e complimenti a loro, potevamo fare di più, però la mischia chiusa è stata una nostra pecca. In primis complimenti per la vittoria, secondo me meritata, auguri anche perché so che è il tuo compleanno, quindi anche per quello. Raccontami a me e anche agli amici di Special Rugby che partita hai visto dalla panchina. Nonostante il terreno e le condizioni pessime meteo, ho visto un'ottima partita, ho visto una squadra che ha giocato aggressiva, ho visto una squadra che non ha mai mollato, ho visto una squadra che ha avuto quasi per l'80% della partita del possesso del pallone e quindi ho visto una buona squadra, una buona partita. Siamo all'esterno di terzo tempo, qui ci siamo con l'angolo dei ragazzi della birra, diciamo. Il terzo tempo ci vuole. Allora raccontami Cenerini, ti ho visto un po' che calciavi troppo veloce, non puoi concentrarti un po' di più prima di calciare? Bisognerebbe concentrarsi di più, soprattutto per le partite importanti, è vero, è vero. Sì, un amico mi ha dato una palla, bel buco, dai. Tu cosa parli? Parlami del tuo drop allora, allucinante. È bello. Il tuo drop è stato geniale, sembrava Ugo Porta il mio capitano. Eravamo d'accordo così, era perché volevamo la mischia a metà campo per quello. Bravo, era tattico. Il tuo amico argentino come ti difende, guarda. No, una partita molto, molto studiata dall'inizio, e i ragazzi bravi tutti, veramente a togliersi il cappello, devono festeggiare tutto, adesso salutate la capolista. Partita così, loro erano molto, secondo me, grintosi, non hanno rubato niente, secondo me. Noi abbiamo regalato tanto, non abbiamo fatto di più di quello che potevamo fare, loro hanno fatto niente di più per vincerla e noi l'abbiamo regalata, praticamente troppe palle avanti, troppe palle perse dalla nostra parte. E adesso? E adesso niente, ci mettiamo le maniche e cercheremo la prossima partita di crescere sempre di più, visto che il gruppo c'è, visto che la sinfonia e l'armonia del gruppo esiste e manca la vittoria, ci vuole un po' più di spirito, un po' più di cuore, l'orgoglio di rugbyista. Dai, arriveranno già le vittorie. Volevo dire che questa è la mia ultima partita. Che? La mia ultima partita di fine carriera. Ah sì? Sì. Ah, una primizia assoluta allora, sì, Puccia. Per me è una sorpresa che sei stato un mio giocatore e comunque ti ringrazio per tutti questi anni che hai dato tutto il tuo cuore per il rugby e niente, dai. Questa qua ormai è la mia vita, l'ho finita, sono arrivato a 41 anni. E voglio giocarcene tanta, ma l'età purtroppo non lo permetterà più. Va bene, allora in bocca al lupo e grazie per tutto quello che hai dato, dai, va bene? Ok, nessuno te lo toglie quello che hai guadagnato, comunque quello che hai vinto con il rugby. Non avete rubato niente, avete meritato ampiamente questa vittoria. Io sono Michele Tomassini, gioco al primo centro. Oggi è stata una partita dura, però abbiamo sfruttato le nostre qualità sui tre quarti, sulla velocità del gioco rispetto che l'andata, abbiamo giocato tutto di mischia. Nonostante il tempo, nonostante il campo, siete riusciti a giocare all'aperto, siete riusciti a vincere, lì è stata la chiave secondo te? Sì, sono Domenico Mariotti, sono il capitano della squadra. Gioco da 5 anni, prima giocavo nel Cernusco, poi si è formata questa nuova squadra, ho deciso di prenderne parte. E niente, da un anno che stiamo lavorando per creare il gruppo e oggi sono arrivati i primi risultati. Abbiamo iniziato a strutturare il gioco, ad aprirlo, a sfruttare le squadre dietro che non coprono nel nostro, soprattutto alla nostra serie, sì. Diciamo a guardare di più e a sfruttare di più gli errori degli avversari e di evitare di fare, diciamo, il classico rugby vecchio fatto di impatti, ma a sfruttare di più l'apertura e il gioco veloce. Complimenti ancora. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao.
fatto, non ha giocato la sua partita contro la SR Milano a Milano perché il campo era impraticabile, i giuriati ovviamente non tiene la pioggia, soprattutto un campo così distrutto in questi anni, un campo che ancora non è stato rinnovato, un campo che alcuni anni fa il sindaco di turno aveva promesso dei nuovi impianti per lo sport della pallovale a Milano, quindi meglio non entrare in polemica. Allora noi andiamo a parlare dell'Ospitaletto, sempre in C-Elite, perché l'Ospitaletto ha vinto e ha convinto, ha vinto contro il grande Brianza 37-3, una partita che ha visto al minuto 12 la meta di Ranieri, e dopo c'è stata anche la trasformazione di Rivola. C'è l'Ospitaletto che praticamente con i 5 punti di domenica fa un grande passo in chiave salvezza. Buona prestazione dei bresciani contro un avversario che arrivava da 2 successi consecutivi. Merito del collettivo che ha surclassato in ogni reparto l'avversario. Adesso con un po' di musica e delle belle immagini guardiamo le mete di questa partita. Trai, come sapete, il nostro sponsor tecnico del nostro format Special Rugby, un negozio dedicato all'attrezzatura della pallovale qui vicino a 100 metri del seconda classe in via Cremona, con i 2 titolari ex giocatori del rugby, in primis Massimo Ravasolo e anche Flavio Romano. Anche oggi non è andata benissimo purtroppo la partita, forse un po' ai limiti giocarla, un po' ai limiti, anche se effettivamente in questa settimana si era asciugato il campo, ma in questi 2 giorni l'ha completamente devastato. Vedrete le immagini del nostro campo, sia per noi che per loro. Faccio solo un inciso su: purtroppo abbiamo una struttura che non è adeguata, perché abbiamo solo quella per riuscire a sostenere una stagione, punto. Parlando della partita, 8-3, 0-0 fino al, penso, 75esimo, la dice tutta. Cioè, impossibile veramente da giocare per tutte e 2 le squadre, 1000 errori, 1000 mischie, difficile anche da interpretare come partita. Forse, devo essere onesto, probabilmente il risultato ha premiato la squadra che ha meritato di più. Nel senso, loro nel secondo tempo hanno sicuramente avuto più territorio, hanno giocato più nella nostra metà campo, hanno sbagliato 3 calci. E il 7 lo stiamo organizzando, se mentre vuoi riprendere anche il campo qua davanti, se puoi farlo dopo il campo dove andremo anche a giocare il 7, ci utilizzeremo i 2 campi, si spera questo di recuperarlo per il 7. Quest'anno siamo alla 14ª edizione. Faccio un inciso che sto spingendo perché voglio più femminucce anche al torneo, che quest'anno sarà la seconda stagione che facciamo anche il Gussago Lady oltre che al maschile, e le iscrizioni stanno avvenendo, si spera sempre sul tempo, perché l'anno scorso Dio ha voluto che c'è stato solo tutto il giorno, quindi è uscita una giornata splendida sin dalle prime ore che abbiamo iniziato, e anche quest'anno si spera che sia così. Sarà probabilmente su un giorno anche questo, sabato 1° giugno, quindi vi aspetto tutti. Comunque vedrete sul sito, se volete informazioni maggiori, sul nostro sito c'è tutto. Non manchi mai il terzo tempo, perché è la festa per il rugby. Come è stata la tua giornata? So che giochi il rugby nel Rugby Brescia e avevi un appuntamento di Coppa Italia, com'è andata?
Allora, la giornata è stata lunga e pesante e purtroppo i risultati oggi non sono venuti, insomma, risultati positivi, però al di là di questo sarebbe stata una giornata migliore di sport e di divertimento se non fosse stato per l'organizzazione, perché come al solito il rugby femminile viene visto come l'ultima ruota del carro. E quindi a Parabiago oggi avevano organizzato dei gironi unificati con 12 squadre e purtroppo l'organizzazione non era all'altezza dell'evento. Siccome è Coppa Italia, non è un torneo così amatoriale, piuttosto che pretendiamo anche noi di avere la nostra importanza e di avere, insomma, più visibilità e anche di poter esprimere il nostro parere e come la pensiamo a livello della federazione. Non c'era nessuno della federazione. E siccome ho raccolto anche, diciamo, il malumore tra le altre squadre tipo Rovato e Calvisano, insomma, me la sento di parlare anche a nome loro. Il treno indica che stiamo partendo, quindi appuntamento alla settimana prossima, sicuramente al solito orario, non come questa volta, però finiamo con il nostro solito passaggio. Cosa significa? Che noi ci crediamo più di mai al nostro sport, alla Palo Valle, quindi viva il rugby.